Ciao Mayu! Allora, oggi si parla di una cosa strana, una cosa per me strana, perché si parla di ukulele. Io vi dico la verità, onestamente, sinceramente, cioè parliamoci chiaro. Ho sempre considerato l'ukulele uno strumento per chi non fosse in grado di imparare la chitarra. Un po' come una chitarrina per incapaci, diciamoci la verità, ve lo dico proprio con il cuore in mano. Ma mi sbagliavo fortemente, e voi lo sapete, io quando mi sbaglio ve lo dico sempre, perché noi eravamo stati abituati, cioè certo, chiaramente compri un ukulele, non investi ste grandi cifre, non è che ti vai a comprare l'ukulele Martin da 4.000 euro, insomma. E quindi cerchi sempre di tirare un pochettino la cinghia, perché comunque uno strumento, tu lo vedi già, è piccolino, è uno strumento semplice, diciamo, spenderci tanti soldi, a meno che tu non sei un professionista veramente. Ma vabbè, funziona come la chitarra in sostanza, voglio, però per noi che siamo chitarristi, diciamo, abbiamo sempre visto, almeno io, poi non lo so voi, come mi sembra una cosa un giocattolo, capito? Una cosa un poco così. Ma non è così, perché è un bello strumento sfizioso, ma tu te ne rendi conto quando ne prendi uno in mano, non dico Martin da 4.000 euro, ma uno fatto un poco meglio, ok? Perché in sostanza noi siamo sempre stati abituati a questo schifo qua, che è il classico ukulele eco da 4 soldi che abbiamo sempre visto regalato a noi chitarristi ad una festa di compleanno, ad un Natale, ad una Pasqua, insomma regalato da qualcuno perché costava una miseria, sembrava una piccola chitarrina senza neanche sapere cosa fosse. Io ci tengo tanto a questo perché me l'ha regalato una persona a cui voglio bene, e comunque ci tengo tanto, ma questo è un giocattolo grazioso, carino a vedersi, ma non è un ukulele questo, ok? Noi siamo sempre stati abituati a questo, che non è concepito per suonare, è una tra l'altro non so che cos'è che faccia questo rumore inquietante, è sempre stato concepito come un giocattolo perché abbiamo sempre visto questo. Sa, colorato, fatto col legno della cascetta della frutta, insomma cose un poco che se avessimo su una chitarra sarebbe veramente un giocattolo, come del resto è questo qua. Questo è un ukulele soprano, diciamo, come dimensioni, ok? Quello che andremo a vedere adesso è un ukulele tenore che è un pochino più grande, però lasciando perdere questo, ma mica c'ha la tastiera in palissandro. Sembra un pezzo di palissandro questo, ma no, che peccato di Dio. Sai, con i tasti che sono praticamente dei mezzi chiodi messi sopra, vabbè. Questi sono, diciamo, quegli ukulele che abbiamo visto un po' tutti, E quindi, visto quello, vai a pezzare un pochino a un giocattolo. Ma gli ukulele possono essere veramente strumenti musicali, che ci possiate credere o no. In realtà sì, possono essere considerati veramente gli strumenti musicali quando sono fatti un po' meglio e quando sono concepiti sostanzialmente per suonare e non per appenderli al muro, e viene la gente che non capisce un cazzo e dice una chitarrina, ok? Prima di iniziare però, o meglio prima di continuare, voglio invitarvi vivamente a iscrivervi al mio canale, perché è importante. Mettete mi piace se vi piace quello che vedete, commentate per farci sapere quello che pensate, leggete sempre la descrizione, nella descrizione ci sono tantissime notizie e informazioni importanti, tra l'altro troverete il link dell'ukulele meraviglioso che sto per farvi vedere, e dire io di un ukulele che è meraviglioso è tutto un dire, deve essere proprio bello per essere meraviglioso per me. E poi sono su Instagram e su Facebook, lo sapete, e c'è questa bellissima chat su Telegram
che dove dovresti assolutamente venire, perché siamo 200 e passa musicisti che ci teniamo compagnia durante tutta la giornata, chiacchieriamo di musica, di strumenti, notizie, cose, consigli e quant'altro. C'è poi un bellissimo negozio online che si chiama Geisha Music, dove potete finalmente comprare le mie bellissime corde Pyramid direttamente dall'Italia, e quindi spedizione con corriere 24 ore, economica. Ci sono tantissime cose bellissime oltre alle corde Pyramid, come i cavi che costruisco io personalmente con queste mani. Quindi ci trovate tantissime cose belle, stanno per arrivare ancora altre cose bellissime che trovate solo su geishamusic.it. Già ci sono componenti NOS, quindi è bellissimo, e ci trovate veramente cose belle. Allora, vi faccio vedere di che cosa stiamo parlando. Siamo partiti da questo e arriviamo a questo. Che è un'altra cosa, ok? Ma vi assicuro che non costa tanto in più rispetto a quello. Questo è un ukulele soprano Van Goa. Un ukulele soprano? O un ukulele tenore? Io mi imbroglio sempre con queste cose. Comunque è quello più grande di tutti. E che è fatto in maniera eccezionale. Avessi una chitarra con le stesse caratteristiche e la stessa fattura, sarebbe una pataterno di chitarra. Fasce e fondo, tavola e manico in sapele, cioè in mogano praticamente. Ponte e tastiera in questo pseudo palissandro, che è un po' più chiaro, diciamo, il palissandro. Però comunque è molto molto bello, non tende al rosso, diciamo, non ha problemi assolutamente. È arrivato un po' secco il legno della tastiera, ma soprattutto il legno del pod, è bastata un'oliata ed è andato perfettamente a posto. Vere meccaniche, piccole, perché chiaramente un ukulele è tutto piccolo e non è che ci mettevano le sperzel, insomma. E mi ci sto divertendo, aiuto. Allora, premesso che con questo coso a tracolla sembro un pochettino un pagliaccio sul triciclo minuscolo, però voglio, questo suona, mentre invece il ukulele che ho sempre tentato di suonare, me l'hanno fatto, cioè lo strumento l'ho preso e l'ho posato immediatamente, questo mi ci diverto, perché suona bellino, c'ha un bel suono armonico, pulito, sistemato, i tasti sono belli, non sono chiodi, lateralmente non si sentono assolutamente i tasti, addirittura ci ho cambiato le corde, e quindi insomma, normalmente se tu c'hai un giocattolo non ci vai a cambiare le corde, ci fai due accordi, vedi che non suona e lo butti via. Questo qua invece mi ha fatto ricredere sugli ukulele. È rifinito benissimo, è perfettamente, non c'è una sbavatura di colla, niente, proprio è veramente è la fine del mondo. Come fa al solito Van Goa, cosa buona e saggia, c'è una bella custodia semi imbottita per riporci lo strumento. Chiaramente una cosa del genere, soprattutto se sei chitarrista, è difficile metterla da qualche parte, perché l'appendi su un supporto alla chitarra penso che cada. E c'è la solita borsettina rossa Van Goa con tantissime cose belline dentro. C'è la bellissima, meravigliosa tracolla, che è dolcissima, sta tracolla a strisce bianche e arancioni, è troppo bella sta tracollina. C'è un manuale di istruzioni che è utile, perché tu ti trovi uno strumento del genere in mano, non sai manco come si accorda, qua almeno c'è scritto come si accorda. C'è un panno per la pulizia, che in questo caso è utile, perché è verniciato natural a poro aperto e va solamente spolverato sto strumento, non va pulito con, non so dove cazzo appoggiare sta cosa.
non va pulito col prunto in altri modi, va solo spolverato. Una cordiera, che se ve la metto dritta è meglio, di ricambio, che su corde per chitarra classica praticamente. Plettri Van Gogh che sono bellissimi, ma io sono troppo bellini sti plettri, di diversi spessori, un capotasto che sull'ukulele, diciamo, va bene, un capotasto e un accordatore. Che, voglio, se proprio tutte queste cose non mi servono, la borsettina è utile, per dire, ma sono cose utili in realtà, che è meglio avere che non avere. Voglio, è una cosa che costa poco, eh. C'è uno strumento che costa proprio poco, ora questo dovrebbe costare tra i 60-70 euro, mi pare, una cosa del genere. L'eco ovviamente costa di più, cioè costa di meno, però questo qua è uno strumento, quello è un giocattolo, eh. Quindi se volete iniziare a suonare, iniziate da iniziare a suonare un ukulele, iniziate con questo e non con il giocattolo, diciamo, con uno strumento, perché... Allora, come già vi avevo premesso, mi sento con questa cosa a tracolla come Krusty il Clown nella macchinina minuscola. È uno strumento che... strumento che si chiama proprio gli accordi maggiori, quelle cose estremamente sentimentali e gaie, quelle cose tutte un po' così, tutte un pochino hawaiose, questo suono che, tra le altre cose, quello lì, cioè quando sono una schifezza sti cosi, tu hai voglia di suonare forte, suonare piano, sono sempre uguali, stonati, mentre invece questo suona bene, nel senso che se io suono qui, cioè il suono cambia, capì? Invece su quelli là, giocattolo, diciamo, il suono è sempre lo stesso e suona sempre molto male. Tra l'altro, il fatto che è fatto bene, diciamo, quando tu prendi la nota, suona quella nota, non suona un'altra nota, e quindi sembra intonato sotto un certo punto di vista. Normalmente quando suoni un coso di questo, di quelli giocattoli, tu vai a vedere pure gli accordi, vai a vedere gli accordi, ma poi fai una nota, esce tutta una nota, una cosa, quindi...
È divertente, voglio, è molto molto divertente, sì, sicuramente studiato, chiaramente io sono uno zappatore, qua sopra ci farei... ci vorrebbe un ukulele tar a me, mi ci viene da fare le cose cattive, ma non è proprio lo strumento per farci cose cattive, però è bellino. Io prima sono andato di là, ce l'avevo a tracolla, sono andato in giro, ce l'avevo a tracolla, suonavo io così, facevo gli accordini, le cose, questo giretto che ho fatto io adesso lo facevo così, è bellino, camminavo e zompettavo tipo molto molto gaio nel senso di felice, nel senso di hawaiano felice, insomma molto così, molto allegro, ecco. Ed è bello, vi ripeto, ho sempre trattato malissimo l'ukulele e gli ukulelisti, perché l'ho sempre visto un giocattolo, essendo abituato a quello schifo che abbiamo visto fino adesso. Questo è fatto molto molto bene. Se volete approcciarvi all'ukulele con una spesa minima, perché è proprio una cosa, una fossaria, questo secondo me è il meglio che potete trovare, perché veramente meglio di questo non so che cosa potreste prendere, perché vi ripeto, a livello liuteristico è perfetto letteralmente. Cioè ho visto chitarre fatte molto peggio, che costano molto di più, vedi le Harley Bertole. E quindi per oggi vi saluto, io così come ho fatto prima me ne vado di là con questo a tracolla, con questa tracollina, voglio, che è di una dolcezza, è troppo bella sta tracollina, che sottile, e poi è a strisce, è troppo, che cazzo, voglio. Io per oggi vi saluto, penso che per questo avremo prima o poi una di quelle gaissime, sempre nel senso di felici, custodiette, quelle a strisce, anche se quella originale è bellissima, cioè va benissimo, però quelle a strisce, sai, tipo indiano, che sono sfiziosissime, penso che prima o poi l'avremo. Una cosa volevo dirvi molto rapidamente, tutti i loghi, la rosetta, sono incisi a laser, non sono dipinti, non sono le calcomanie, niente del genere, ma sono proprio incisi a laser, quindi si vede che, diciamo, vabbè, ma si vede già dall'incollatura del manico che è perfetta, poi il binding attorno, cioè è fatta proprio proprio molto 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 bene. Io per oggi vi saluto con l'ukulele soprano tenore di Van Gogh. Per oggi è tutto, ciao Ayun, spero di non trasformarvi tutti in ukulelisti.